Allora, saluto a tutti, riprendiamo quest'ultima sessione del convegno di oggi con una tavola rotonda nella quale ci sono vari partecipanti di diversi paesi, per cui avremo un pochino una procedura defatigante perché saranno necessarie alcune traduzioni. Ringrazio tutti intanto i partecipanti. Il senso di questa tavola rotonda è, come dire, tentativo di aprire sul presente, sul futuro, dopo che questa mattina abbiamo in gran parte visto documenti storici o esperienze storiche di organizzazione. Il problema che abbiamo davanti è infatti quello di lotte che con un passo continuo stanno accompagnando appunto lo sviluppo del neoliberalismo da almeno una ventina di anni, lotte che in particolare in questi ultimi anni si sono svolte su territori e dimensioni del lavoro molto differenziate e che hanno cercato di rispondere sinora a quei due grandi processi di moltiplicazione delle figure del lavoro salariato, delle quali è già dato qualche illustrazione Lauro Zagato questa mattina, e di delocalizzazione conseguente. Lotte che appunto, come dire, sono le lotte di Gilets Jaunes, sono le lotte dello sciopero di Nulla di Meno, sono le lotte sul terreno della logistica, sono le lotte ambientali, sono le lotte delle donne, lotte in molti casi molto radicali, in alcuni casi capaci di permanenza e di riproduzione, come per esempio appunto il ciclo dei Gilets Jaunes in Francia nell'ultimo anno, che tuttavia faticano ancora, balbettano un pochino a trovare nel trovare percorsi di intersezionalità e di ricomposizione. Il problema fondamentale che ci ha spinti a produrre questa tavola rotonda è essenzialmente questo, cioè nella storia che abbiamo visto questa mattina, nella storia del petrochimico di Marghera, nelle lotte della Pirelli e dell'Alfa Romeo di Milano nella fine degli anni 60, la ricomposizione era data anche dalla presenza, fondamentalmente dalla presenza della grande fabbrica, le cose cominciavano lì dentro, ci è stato ricordato oggi come le lotte non fossero ovviamente lotte le fabbrichiste, né lotte soltanto per il salario, perché immediatamente si ricomponevano dentro e fuori la fabbrica in lotte sociali, e tuttavia il ciclo di lotte dell'operaio di massa aveva questa possibilità, la ricomposizione lo offriva anche soltanto nella fisicità, insomma così, del sistema perimetrato dalle mura della grande fabbrica. Le lotte che in qualche modo percorrono questi ultimi anni hanno questo problema, no? Il problema di essere lotte settoriali, di essere lotte che per esempio già faticano, anche se in molte esperienze hanno avuto questa capacità a connettersi anche sul terreno semplicemente della stessa filiera produttiva, la connessione delle lotte dei magazzini, eccetera, eccetera. E qui il problema che abbiamo davanti appunto ora è esattamente come si possano trovare delle linee di traduzione, di connessione tra esperienze di mobilitazione e di lotta che si producono su terreni apparentemente differenti gli uni dagli altri. L'ultimo anno e mezzo in particolare, sono su scala globale, sono stati un periodo scandito da grandi processi di radicalizzazione delle lotte. Io prima citavo Gilets Jaunes, ma chi come me ha esperienza un po' con l'America Latina sa come per esempio nell'ultimo mese e mezzo si siano prodotte anche lì, no? Forme di lotta straordinarie, molto anche capaci di un protagonismo di piazza che non si vedeva da molto tempo, e che si sono scatenate proprio anche per la capacità immediata di riproporre in piazza percorsi in qualche modo autonomi come erano quello di Nulla di Meno, che era cominciato appunto lì, le questioni
dei trasporti o della povertà di massa indotto dal neoliberalismo. No, non sono 20 peso, sono 20 años, dicevano appunto a Santiago de Cile, 20 anni di neoliberalismo, con tutto quello che questo comporta in termini di gerarchizzazione, frammentazione, sfruttamento, devastazione ambientale, insomma, no? In particolare nell'esperienza sudamericana. Bene. Le cose delle quali vogliamo parlare qui oggi sono appunto esperienze di lotta innanzitutto e provare a vedere se si riesce in qualche modo a trovare quel meccanismo di traduzione in grado di rimontare questa progressiva frammentazione, compartimentazione, isolamento dentro la quale il neoliberalismo ha scavato la sua capacità politica di sottomissione e soggezione per il momento del lavoro. Saluto allora chi abbiamo qui presenti. Abbiamo Omar Fiusi che parlerà, credo, dei rifugiati e dell'immigrazione. Abbiamo due compagne di Amazon for Climate Justice. Abbiamo Roman Aster di Host la Polonia. Abbiamo Silvena Lia, appunto, di Sud Solidaire, credo che parlerà anche di Gilles Jaune, e anzi sarà il primo che inviterò a parlare. Abbiamo Tommaso Cacciari del Comitato delle Grandi Navi, Gianni Boetto della DL Cobas e Raffaella Pimentel di Territorio Domestico della Spagna. Propongo appunto che aprire sia Omid Fiusi, come da programma concordato pochi secondi fa, e cerchiamo di tenerci all'interno di circa 10 minuti. Eh? 10 minutes limits for the first intervention, then we go. Okay. Bene, io ero nella sessione precedente, sono stato traslato per motivi di tempistiche. Sì, faccio un intervento molto breve, cercando poi anche di creare un po' un ponte tra alcune riflessioni che abbiamo attraversato questa mattina, soprattutto per quello che riguarda il mio ambito sia di ricerca accademica che di attivismo, che è il terreno delle migrazioni, in particolar modo quello del diritto di asilo e dei richiedenti. Riprendo anche alcune cose appunto affrontate negli ultimi interventi. Guardate, a volte i rapporti istituzionali ci danno uno sguardo più lucido di tanti, magari, no, riflessioni critiche o... questo è un rapporto annuale fatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi parliamo del Ministero e non di qualche realtà appunto eversiva e che parla, ogni anno fotografa un po' l'inquadramento della forza lavoro migrante, dei migranti, a livello di una serie appunto di coefficienti variabili, statistiche, non solo del mercato del lavoro. Mi interessava leggere insieme questa parte perché appunto mi sembra nella sua anche sintesi molto emblematica. Loro dicono: la più rapida crescita occupazionale degli extracomunitari lascia però dietro di sé alcune zone d'ombra. Il fabbisogno di manodopera a basso costo, secondo i dati IMSS, la retribuzione media annua di un dipendente extracomunitario è inferiore del 35% a quella del complesso dei lavoratori, salari di riserva più contenuti e una segregazione professionale, parlano di segregazione professionale, ripetiamo, è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, schiacciata su profili a bassa qualificazione. Nel complesso garantiscono una più ampia appetibilità della forza lavoro immigrata, ma questa maggiore appetibilità e in alcuni casi maggiore rapidità o necessità di rientro nel mercato del lavoro in caso di perdita dell'impiego ha un costo, la dispersione di capitale umano, che l'educational mismatch rappresenti un tema chiave del mercato del lavoro italiano è noto. Tuttavia la dimensione quantitativa del fenomeno richiede un approfondimento. Come si vede nelle pagine del rapporto a ciò dedicato, la forza del lavoro extracomunitaria è la più vulnerabile e il costo della sua appetibilità è da rintracciarsi anche in un più alto livello di adattabilità professionale, che spesso si traduce nella mancata corrispondenza tra mansioni svolte e competenze possedute. I laureati extracomunitari, e in particolare quelli che hanno concluso un ciclo universitario nelle discipline tecnico-scientifiche,
non sono più impiegati ma sono conformi al proprio titolo, eccetera. Quindi cioè, qui abbiamo subito un esempio di quello che recentemente in un dibattito su razzismo e antirazzismo si parlava di dell'esistenza di una di forme moderne, contemporanee di apartheid. Esiste come dire, la faccia di alcune realtà anche sindacali che in qualche modo sminuiscono il valore della linea del colore laddove si parla di sfruttamento eccetera. Qui esiste invece proprio su questa linea, la linea del colore, lo vediamo ancora meglio probabilmente nel settore dei richiedenti, una specificità, esistono delle dinamiche appunto che caratterizzano forme di sfruttamento, forme di inserimento, come dire, specifico di questa componente. Ecco, recentemente diciamo le migrazioni, la figura del migrante in qualche modo è stata sempre più connessa dai media, nello spazio pubblico, ma anche negli studi scientifici, a quella del richiedente asilo. La richiesta di asilo, come sapete, è tendenzialmente l'unica forma diciamo legale o paralegale per entrare nel paese, non esistono altri canali di ingresso e quindi questa forma giuridica, questo soggetto giuridico ha una centralità sia dal punto di vista delle forme del controllo, sia dal punto di vista delle forme dello sfruttamento della forza lavoro, sia, come intendiamo sempre fare noi, dal punto di vista poi delle resistenze che accompagnano questi processi. Solo che la cosiddetta accoglienza e la nuova riconfigurazione dei confini rappresentano tendenzialmente una grossa trappola. Ora, qui bisogna essere molto chiari su questo punto, non esiste nessuna, come dire, nessuna verifica dell'idea dell'Europa fortezza. L'Europa non è fortificata, esistono delle dinamiche di selettività, questo sì, di, come la chiamiamo, di inclusione differenziale, perché il punto principale è che i sistemi di accoglienza, i sistemi di confinamento esterni ed interni non sono sistemi che escludono, non sono sistemi che demarcano delle linee di confine, di demarcazione netta tra chi è incluso e chi è e sarà per sempre escluso, ma sono dei dispositivi produttivi, producono soggetti. Stamattina si usava questo concetto di soggetti docili. L'accoglienza e le nuove forme di confinamento tendono, ed è il loro tratto caratteristico, per nulla lasciato al caso, rispetto a una serie di ricerche che io ho condotto recentemente, hanno proprio al centro l'idea di produrre soggettività disponibili a forme di ipersfruttamento. Forme di ipersfruttamento che in altri segmenti della società e in altri segmenti anche della stessa forza lavoro migrante sarebbero tendenzialmente impossibili per via di processi di sindacalizzazione, per via di processi anche di inclusione umana, biopolitica dei soggetti nelle dinamiche delle città, delle metropoli, per via delle informazioni e della consapevolezza anche su alcuni piani, seppur a volte molto ridotti, dei diritti che si hanno sul luogo del lavoro. Dicevo, rappresentano una trappola il cui obiettivo principale non è escludere, ma includere soggetti disponibili a queste forme di lavoro per una serie di motivi, innanzitutto perché l'emergenza stessa che caratterizza l'organizzazione dell'accoglienza si presta a questo. Dove c'è emergenza, dove c'è una gestione emergenziale, si va sempre nella direzione della negazione dei diritti precedentemente acquisiti, dei diritti che si hanno o dei diritti che si potrebbero conquistare. Un secondo elemento che agisce in maniera molto violenta, anche in termini ricattatori, in questo senso è la segregazione, è la segregazione spaziale, biopolitica in cui decine di migliaia di richiedenti asilo vivono non qualche giorno, non qualche settimana, ma a volte anche per anni in attesa della commissione. Ricordiamoci, quando parliamo di richiedenti parliamo per esempio in questo momento di più di 200.000 persone nelle strutture di accoglienza. Abbiamo toccato anche le 300.000 persone tra il 2015, quindi si parla, come dire, di una quantità di soggetti che sono esposti a queste forme di sfruttamento che non è marginale. La segregazione produce questo: se si sta per due anni della propria vita nel campo di prima accoglienza di Cona, isolati nella bassa padovana, completamente inattivi,
senza fare nulla, è più normale, più naturale che ci si presti anche a forme di ipersfruttamento. Da Kona e da altre strutture, tra l'altro, ma su questo non ho tempo di dilungarmi, abbiamo molti episodi molto, molto concreti di utilizzo della forza lavoro dei richiedenti per mansioni assolutamente non contrattualizzate, a volte non retribuite, a prescindere poi dalla contrattazione. Ci sono alcuni esempi in cui aziende della logistica, di fronte a scioperi anche molto importanti, vanno ad attingere ai grandi centri di prima accoglienza per reclutare forza lavoro in grado di compensare, per esempio, la sottrazione che in queste aziende avviene. Poi ci sono le forme, diciamo, più crude, più dirette, che sono dinamiche che esistono sia nei grandi centri, ma anche nella cosiddetta accoglienza diffusa, che sono forme proprio prettamente ricattatorie. L'accoglienza non è un diritto acquisito. L'accoglienza non è, anche se sulla carta lo sarebbe, qualcosa che produce direttamente una sfera di diritti, ma va conquistata. Questo è il messaggio che attraversa gran parte delle strutture dell'accoglienza negli ultimi 4-5 anni. E guarda caso, proprio la disponibilità a svolgere mansioni gratuitamente o comunque non contrattualizzate, si parla molto spesso nel sud, nel centro-sud dell'Italia, di agricoltura, ma anche di terzo settore, di industria, eccetera. Per cui questo elemento è un elemento che si trova diffusamente in molti contesti. C'è un altro elemento, un ultimo, che secondo me completa ulteriormente il quadro di come l'accoglienza punti a questo obiettivo della produzione di soggettività docili e disponibili all'infrastruttamento, che è il fatto che dentro il regime dell'emergenza a, tra virgolette, gestire questo settore rappresentato dai richiedenti asilo non sono ministeri come del lavoro, delle politiche sociali, sanità, istruzione, cose che hanno a che fare con la vita, diciamo, tra virgolette, normale delle persone in una città, in un paese, metropoli, ma è il Ministero degli Interni. Tutto ciò che ha a che vedere con la regolamentazione giuridica, politica, amministrativa e proprio quotidiana della vita dei richiedenti afferisce esclusivamente al Ministero degli Interni. Ancora di più dopo i decreti Salvini, che hanno chiuso definitivamente la possibilità per i richiedenti di poter essere ospitati nei vecchi SPRAR, che erano le uniche strutture pubbliche ordinarie che invece erano connesse con le amministrazioni comunali. Insomma, ecco, l'accoglienza e le nuove forme produttive, attive di confinamento sono, a mio avviso, oltre che strumenti di violenza quotidiana, di segregazione, di alienazione e quant'altro, sono, vorrebbero essere strumenti orientati a produrre soggetti disponibili a forme di ipersfruttamento. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire su questo punto, e poi appunto passo la parola rispetto alla questione delle resistenze, è che emblematico in questo senso sono i cosiddetti lavori socialmente utili. Già una circolare ministeriale dell'ex prefetto Morcone, ma poi lo stesso Minniti è il primo che fa entrare in un dispositivo normativo questa questione, cioè si invita a utilizzare, sono parole proprio, cito un po' a memoria, a utilizzare i richiedenti asilo in lavori volontari, non retribuiti, socialmente utili, per due motivi: per avanzare sul piano della integrazione e dell'inclusione sociale. Vedete, l'inclusione sociale e l'integrazione, concetti che a volte usiamo in maniera un po' scivolosa, sono strettamente legati anche qua, normativa Minniti, alla disponibilità al lavoro, ai lavori non retribuiti o comunque non contrattualizzati o mal contrattualizzati. Secondo luogo, questo invito all'utilizzo dei richiedenti in queste forme di volontariato dà un messaggio anche simbolico al resto della città. Avete incontrato, immagino, in questa città o altri posti, persone che lavorano con queste casacche fosforescenti. I lavori di cui si parla sono pulire i tombini, raccogliere le foglie. A Padova, per fortuna, dopo un po' di discussioni è stata accantonata la questione, ma anche la nostra amministrazione ha spinto su questa strada. E sapete qual è
il lavoro socialmente utile, non retribuito, che sarebbe dovuto andare nella direzione dell'inclusione dei richiedenti asilo, tenere puliti i cimiteri della città. Ora, cioè, capite bene che questo è un po' condensa tutta la follia di questo strumento. Naturalmente, qui chiudo veramente, questo piano, questo tentativo di produzione di soggettività agito attraverso confinamenti sempre mobili, sempre flessibili, diffusi, agito attraverso la trappola in qualche modo rappresentata dall'accoglienza, è accompagnato in contra delle resistenze. Queste resistenze hanno due caratteristiche, possono essere divise in due terreni. Le resistenze soggettive, chi decide singolarmente, individualmente, di fuoriuscire dall'accoglienza e di abbandonare i suoi benefici e di sfidare il regolamento di Dublino e di viaggiare per l'Europa, attraversare illegalmente i confini e liberarsi di questa cappa disciplinante dell'accoglienza. La seconda naturalmente è quella collettiva, le marce che qualcuno si ricorderà dal centro di Cona, decine e decine di episodi di protesta a cui abbiamo anche come attivisti appunto partecipato insieme noi come Sconfinamenti, insieme anche alla DL Cobas e a tante altre realtà cittadine. Io credo che su questo punto dovremmo provare, questo qua lancio magari un input anche agli interventi che arrivano, su questo punto è importante aprire, a mio avviso, una discussione che tuttora non c'è, né qui a Padova né sul piano nazionale, se non in ambiti molto ristretti, sul valore delle pratiche solidali. Il valore delle pratiche solidali che qualcuno chiama umanitarie, ma questa è una questione di terminologia. Io penso che noi possiamo fare un passo in avanti rispetto all'implementazione delle lotte meticce insieme alle migranti e ai migranti, laddove insieme proviamo a capire delle forme per politicizzare, per trovare costruire elementi di rottura e di conflitto all'interno delle pratiche solidali che già sono in campo in decine di territori, agite da decine di soggettività che magari non rientrano nel profilo del militante come noi ce lo siamo immaginato per anni, ma che producono innovazione, vanno nella direzione dell'autodeterminazione dei soggetti che sono al centro di queste pratiche. Ecco, questo potrebbe essere una discussione sul piano delle migrazioni da fare insieme, di certo per farla, per trovare un elemento di rottura, un elemento conflittuale, propositivo e ampio, non si può non affrontare la centralità della forza, della questione lavorativa, della questione del reddito e del lavoro, laddove si parla delle migrazioni, dei movimenti migratori e dei confini come prodotto simultaneo di elementi di potere, di controllo e di resistenza e di soggettivazione a volte ribelle e di certo produttrice di innovazione. Ecco, volevo darvi questi elementi di suggestione per la discussione. Grazie.